Numeri da record per la quarta edizione del Festival del Fumetto, organizzato da Associazione Urca in collaborazione con il Comune di Bisceglie, Maison Studio e Bisceglie a Prodi, confermandosi uno degli appuntamenti principali del palinsesto regionale. Un evento in grado di coinvolgere migliaia di persone sul porto turistico per 2 giornate di divertimento e approfondimento dedicate al fumetto, richiamando nella città pugliese alcuni degli autori più conosciuti e apprezzati del panorama nazionale, tra cui anche Lorenzo Laneve, curatore di Tutto un altro lupo, recentemente restyling dello storico fumetto di Lupo Alberto, che ha dialogato con il maestro Silver, il creatore originale del personaggio. L'edizione 2023 del B-Comics è stata anche l'occasione per promuovere realtà editoriali coraggiose e innovative, come quella della Revue Dessinée, rivista di giornalismo fumetti unica in Italia, della nuova editoria organizzata e del collettivo indipendente Mamma Aiuto. Oltre agli immancabili appuntamenti con il concerto dedicato alle sigle dei cartoni animati, grande successo hanno riscosso i workshop per bambini e ragazzi all'interno del laboratorio urbano di Palazzo Tuputi. Un'opportunità per capire come governare vignette, spazi bianchi e tutti gli elementi indispensabili per la creazione della propria storia a fumetti. Spazio anche per i più brillanti talenti locali del fumetto e dell'illustrazione. La presenza degli audaci, divulgatori esperti della nona arte, ha permesso infine di approfondire con gli ospiti del B-Comics alcune tematiche specifiche e collaterali rispetto alle opere che sono state presentate attraverso una serie di appuntamenti paralleli trasmessi online.